Capitano, è difficile già spiegare una sconfitta, difficile spiegarla per come sono andati i tre tempi, ancora più difficile digerire la sconfitta. È sempre difficile digerire, come dici tu, dici bene. Il problema è che ormai non ci possiamo attaccare a nessun tipo di... non possiamo più giustificarsi di nulla. Una volta gli arbitri, una volta il campo, il caldo, gli avversari, il palo, le traverse, e io credo che la sconfitta è sempre meritata perché gli altri sono stati più bravi, e per questo mi sa che è il terzo o il quarto anno che usciamo dal campo con un fallimento. Senti, giustamente tu hai detto c'è sempre un motivo dietro, e allora se bisogna analizzare oggi la partita, come la analizziamo? Cosa è mancato? Cosa è mancato? Non è facile da dire, magari mi sbaglio ancora nella testa troppo calda, ma se no la vittoria non la vuoi, non la ricerchi, non è un caso se gli altri la mettono dentro e in ogni contrasto magari arrivano prima e fanno gol o per impallo o per fortuna. Bravi loro, e purtroppo non possiamo che addirittura uscire il primo giorno dalle fasi finali, ed è giusto che sia così.